Presentazione del Giloè, location spettacolare nella, in una delle terrazze più prestigiose di Torino, quarta edizione per il Giloè. Siamo con Roberto Salamini, responsabile marketing e comunicazione del Giloè e del Giro d'Italia, in particolare del RCS Sport. Esattamente. Iniziamo dal Giloè. Questa quarta esperienza col Giloè, che cosa le porta in serbo e che cosa vi aspettate? Beh, il Giloè, quarta edizione, siamo veramente molto felici, tra l'altro, di battezzarla quest'anno qua da Green Pea a Torino, da dove partirà domani. E siamo felicissimi perché è un progetto che sta crescendo anno dopo anno, edizione dopo edizione, rientra tra i grandi progetti di responsabilità sociale del nostro gruppo, di RCS Sport in particolare, per cui anche quest'anno grandi aspettative per questa edizione che sarà, credo, molto molto interessante. Abbiamo visto persone che hanno fatto la storia del Giro d'Italia, abbiamo visto Massimiliano Lelli, ma soprattutto abbiamo visto con piacere Andrea Dafi, oggi 7 maggio, 55enne, ben portati, ultimo vincitore della Parigi-Roubaix. Che cosa deve portare questo Giloè e il concetto del Giloè al ciclismo e appassionati del ciclismo in particolare? Deve portare tanti aspetti. Il primo aspetto è legato alla mobilità sostenibile. Il fatto che si possa godere delle meraviglie del territorio italiano, nel nostro caso evidentemente, da una prospettiva completamente diversa che è quella della bicicletta. E su un mezzo, come quello della bicicletta pedalata assistita, che permettono anche a chi non è estremamente allenato di potersi godere il territorio, di farsi delle bellissime passeggiate in luoghi incredibili. È importante il messaggio che lanciamo, perché insomma tutta la parte di mobilità sostenibile per noi è molto importante, e ci aiutano in questo racconto tanti amici come quelli che anche lei ha citato, che si divertono a gareggiare con noi. Anche quest'anno avremo tanti VIP che piano piano sveleremo e vi racconteremo. Note dolenti, perché ci sono in questi ultimi anni le note dolenti. Lei si occupa di marketing e di comunicazione, più in generale dell'organizzazione del Giro e del RCS in particolare. L'aspetto Covid, che cosa ha comportato e quali difficoltà comporta tutt'oggi? Comporta sicuramente difficoltà in termini organizzativi, difficoltà che noi però l'anno scorso, devo dire, abbiamo affrontato in maniera, posso dire, brillante, nel senso che siamo riusciti a portare a casa tutti i nostri eventi, tutti, e mi riferisco al Giro d'Italia, mi riferisco a tutte le classiche di primavera e autunno che noi organizziamo, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, Giro di Lombardia, Milano-Torino, Strade Bianche, Giro di Piemonte. E questo per noi è stato davvero un punto di orgoglio e di felicità. Quest'anno speriamo di andare avanti in questo modo. Abbiamo già portato a grandi risultati la Milano-Sanremo, la Tirreno Adriatico, le Strade Bianche. Confidiamo di portare avanti anche il Giro d'Italia, il Giro E, consapevoli di tutte le difficoltà che questo comporta e anche dispiaciuti del fatto che purtroppo non possiamo avere, come gli anni passati, quel bagno di folla che è tipico delle corse di ciclismo, del Giro d'Italia in particolare. Concludo con una domanda maliziosa, più di appassionato di ciclismo che da responsabile di marketing: chi vince questo Giro d'Italia? È difficile da dire. Bernal ieri abbiamo visto essere molto concentrato, molto, molto voglioso. Evenepoel, vediamo un po' che è stato di forma in questo momento. Vogliamo sempre sperare, perché se lo merita per la sua storia, per quello che ha fatto anche i giorni scorsi Vincenzo Nibali, che insomma resta sempre un grandissimo fuoriclasse del ciclismo. E poi insomma ci sono anche altri nomi, lo vedremo. Già dalla prima settimana capiremo chi, come diciamo sempre noi, dalla prima settimana capiremo chi non potrà vincere il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia ormai è all'edizione 104, una storia che non finisce mai, ha sempre il suo fascino. Lo scorso anno ottobre, quest'anno ritorna nella data tradizionale di maggio. Con che spirito approntate questa nuova avventura, ma soprattutto quali sono le difficoltà che avete incontrato? E questa è l'ultimissima domanda. Beh, allora, lo spirito con cui lo affrontiamo è sempre quello di chi è appassionato di questo sport, per cui deve ritenersi anche, come dire, fortunato poter lavorare in questo tipo di ambito. Ogni anno il Giro d'Italia racconta cose nuove, meravigliose,
quest'anno vorrei tra tante ricordare i 90 anni della maglia rosa che festeggeremo il 10 di maggio. Vorrei ricordare i 700 anni della morte di Dante, vorrei ricordare tantissimi altri eventi che da sempre hanno caratterizzato il Giro d'Italia, che racconta la storia del Novecento italiano. Quindi in questo momento c'è solo curiosità, voglia e tanto entusiasmo di far partire la 104esima edizione del Giro d'Italia. Finiamo con questo Amarcord, unendo il Giro d'Italia non solo come evento sportivo, evento ciclistico, ma un evento che caratterizza tutta l'Italia, storicamente e culturalmente. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi davvero. Bocca al lupo.